Il popolo di Dzungri è disposto a tutto per la Madonna della Neve? Tutto. Basterebbe solo questa affermazione per definire la devozione che hanno i dzungresi nei confronti della Madonna della Neve. E secondo alcuni è stata proprio lei a compiere un miracolo nell'evitare che quello che è successo durante la processione non si trasformasse in qualcosa di più grave. Era circa la metà quando i carabinieri sono intervenuti per sospenderla, in quanto un presunto boss dell'andrangheta, Giuseppe Accorinti, di 59 anni, voleva essere incluso tra i portatori dell'effigie. A quel punto, tra qualche perplessità e molto sconcerto, i cittadini di Dzungri hanno preso il sopravvento e invece di sospendere il tutto, hanno accorciato il percorso, ma hanno voluto ugualmente portare il quadro della Madonna dinanzi alla chiesa per la litania. Che è successo oggi? Oggi, mentre che si faceva la processione, che metà era già fatta la processione, a un certo punto una persona ha preso la Madonna e poi si è fermata la processione e la questura chiedeva alle persone che portavano la Madonna alle spalle i documenti per sapere chi erano i nominativi. A un certo punto il sindaco prende il microfono e dice: la popolazione va a casa, la musica va a casa e la Madonna viene sotto il controllo dei carabinieri. Il sindaco in quel punto si toglie la fascia del sindaco. A quel certo punto si mette a piovere e noi tutti i cittadini ci siamo messi a gridare, a urlare, perché noi siamo con la Madonna e abbiamo gridato e abbiamo accompagnato la Madonna in chiesa e abbiamo portato la Madonna in chiesa prima di farla entrare come devozione che si fa a Dzungri e diciamo la litania, la Madonna avanti la porta della chiesa, le persone si ginocchiano per terra, alla fine si fanno i fuochi d'artificio e si entra dentro la Madonna. Lei è una delle persone che di solito porta la Madonna in processione qua a Dzungri? Sì, ogni tanto, sì, io la porto, come no. Ma non si è accorto che intorno a questa processione stava succedendo qualcosa con l'arrivo dei carabinieri? Non stava succedendo nulla, eravamo tutte persone fedeli che portavamo la Santa Vergine. Ma tutti i carabinieri che sono arrivati a voi non hanno suscitato un po' di stupore? Ci siamo accorti dopo, però ci hanno, diciamo pure che ci avevano imposto di bloccare la processione, invece il popolo ha vinto, il popolo è andato avanti perché non va dietro a ste fesserie, perché a Dzungri ci conosciamo tutti e tutti siamo devoti a Maria Santissima della Neve. Quando dico tutti, tutti. Diciamo è stata una spinta alle popolare. Allora, la popolazione voleva che il quadro ritornasse in chiesa per l'adorazione. Ma secondo lei potevamo lasciare il quadro nella strada? Qua davanti alla chiesa, quando ha visto le porte chiuse e tanti carabinieri, che cosa ha provato? Siete spiaciuti? Non spiaciuti, non volevano fanno così. Erano le cose ferme. Lei è molto devota alla Madonna della Neve? Sì, come no, sì. La criminalità organizzata prova a innescare nuovamente una preoccupante commistione con la religione e le tradizioni popolari e le forze dell'ordine rispondono con fermezza. Quanto accaduto a Dzungri è da sottolineare anche per la compostezza con cui la comunità ha reagito, evitando che si potessero creare momenti di confusione o di tensione. D'altronde è lo stesso sindaco ad offrire la giusta chiave di lettura. È stato un atto dovuto, considerato l'intervento delle forze dell'ordine. Tutto è velocemente rientrato nella normalità. C'è stata, durante la processione, un intervento delle forze dell'ordine che hanno, per motivi di ordine pubblico, sospeso momentaneamente la processione, perché non è che è stata interrotta, è stata sospesa e le motivazioni ufficiali che ci sono state date per motivi di ordine pubblico e sicurezza. Ora, siccome noi siamo rispettosi delle decisioni delle forze dell'ordine, della procura, della questura, e quindi abbiamo preso atto di questa decisione, se le forze dell'ordine hanno deciso di fare questo ci saranno stati dei motivi, ragion per cui la processione si è fermata, c'è stato un momento di
di confusione, perché giustamente Zungri è un paese molto devoto alla Madonna della Neve, la gente era presa in questo cammino emozionale che è la processione, quindi un'interruzione così improvvisa ha creato un po' di sbandamento, però poi dopo tutto è rientrato nella normalità, la Sacra Effigie, la processione è continuata, la Sacra Effigie è stata accompagnata in chiesa, ovviamente sotto il controllo e la vigilanza delle forze dell'ordine.